il voto domani su Minzolini, l'accordo sulla legge elettorale, la prossima coalizione per garantirvi qualche altro mese di stipendio, eh? Voi dovete rendere conto al paese. Stiamo parlando di accuse gravissime, accuse che parlano di sabotaggio di un'indagine sull'appalto più grande d'Europa. E allora davvero qui si sta parlando di stare o dalla parte della giustizia o dalla parte del ministro Lotti. Voi avete snaturato il vostro ruolo, riempendovi di diritti e dimenticando i vostri doveri. Renzi e il ministro Lotti sono legati da un rapporto politico strettissimo. Lotti è stato sottosegretario e volevate dargli le deleghe ai servizi segreti. Uno che spiffera indagini agli interessati avrebbe avuto le deleghe ai servizi segreti. Voi siete impazziti, impazziti. Siete uno squallido teatrino dell'ipocrisia, siete semplicemente degli ipocriti. E prima che questa farsa si trasformi nell'ennesima presa in giro per i cittadini, ministro Lotti, abbia un sussulto di dignità. Lei domenica applaudiva dalle prime file del Lingotto il suo patrino politico Renzi, che glissava sul caso Consip. Quella scena era la degna sintesi della storia del vostro gruppo di potere, che solo grazie ad una legge elettorale incostituzionale oggi ha la maggioranza alle Camere. Ministro Lotti, chieda scusa agli italiani e torni finalmente a casa, perché non perderanno nulla. In fondo in questi anni di politica si è fatto tanti buoni amici e se non dovesse essere più protetto da Renzi potrà sempre contare su Verdini. Grazie.